Hai mai sentito parlare della città dei 15 minuti? No, non è un piccolo paesino che si gira tutto a piedi, ma un progetto che riguarda le grandi città e le megalopoli del nostro pianeta. L'idea alla base è semplice. Immagina di vivere in una città in cui tutto quello che ti serve, supermercati, scuole, ospedali, parchi, ma anche cinema, teatri e strutture per lo sport, si trovi a soli 15 minuti da te. Questo vale per la distanza che puoi coprire a piedi, per la distanza che puoi coprire in bicicletta e per la distanza che puoi coprire con i mezzi pubblici, per esempio la metro. Insomma, la distanza geografica è relativa. L'importante è che quello che ci serve per vivere, ma anche per divertirci, sia raggiungibile in poco tempo. E le soluzioni per farlo, come vedi, sono diverse, ma hanno tutte una cosa in comune: non prevedono le auto. Chiariamo, quello della città dei 15 minuti è un'idea e come tale ha i suoi pro e i suoi contro, come vedremo. Ci sono già delle città che l'hanno adottata, altre che lo faranno e altre ancora che ne stanno discutendo. E forse ti stupirà sapere che non è un'idea nuova. Già negli anni 60 un'antropologa statunitense di nome Jane Jacobs parlava di costruire città composte da quartieri multifunzionali per evitare appunto che tutti i servizi si raggruppassero nel centro. L'idea della Jacobs rimase però solo una proposta. Oggi la maggior parte delle grandi città ha una pianta con una distinzione abbastanza netta tra centro e periferia, perché negli anni dei boom edilizi si è costruito secondo questa impostazione che è classica. Poi all'improvviso il concetto di città dei 15 minuti è ritornato di moda. Dico all'improvviso perché c'è stato un evento in particolare negli ultimi 2-3 anni che ha sollevato prepotentemente la questione. Se stai pensando alla pandemia, hai indovinato. Pensaci bene, se c'è una cosa che abbiamo riscoperto in pandemia è proprio il tempo. Costretti allo smart working o addirittura a sospendere del tutto la nostra attività lavorativa, abbiamo guadagnato un sacco di tempo libero o quantomeno eliminato quello che impegnavamo nel tragitto casa-lavoro, che nel caso di un pendolare che ci mette un'ora per arrivare in ufficio significa 2 ore in più al giorno per se stessi o la famiglia. Mica male. Non è un caso, quindi, che si sia tornati a parlare di città dei 15 minuti, dal momento che il suo concetto alla base è proprio questo: restituire il tempo ai cittadini. Per farlo però bisogna fare in modo che chiunque viva in città abbia tutto a portata di piede o di bici, vabbè, hai capito. Questo include naturalmente anche il posto dove svolgiamo il nostro lavoro, quando non è possibile o non è gradito lo smart working, perché ci sta chi non lo preferisce. So già quello che ti stai chiedendo, ma come la convinco un'azienda a spostare il suo ufficio dal centro verso un altro polo? Per capirlo prendiamo come esempio la metropoli che forse più di tutte ha preso come modello la città dei 15 minuti, ovvero Parigi. Cominciamo da un nome, Carlos Moreno. Forse non ti dice nulla, ma è la vera mente dietro l'attuale modello della città dei 15 minuti. È stato lui a coniare il termine nel 2016 ed è stato sempre lui, mentre era professore alla Sorbona, a consigliare ad Anne Hidalgo, sindaca di Parigi, che ha fatto di questo progetto urbanistico il suo cavallo di battaglia per la rielezione avvenuta nel 2020. La loro proposta partiva da un dato di fatto: le metropoli come Parigi sono le responsabili della maggior parte delle emissioni di gas serra che causano il riscaldamento globale, ma proprio per questo motivo sono anche parte della soluzione. La chiave è renderle più a misura di uomo e meno di automobile, e per farlo sono partiti dalle scuole. Se ci pensi, ha senso. Che si abbia figli o meno, sono le scuole che dettano il ritmo di una città. Alla loro apertura la mattina sono legate le aperture di negozi e di uffici. Sono le scuole quindi che mettono in moto la città. Hanno deciso così di trasformare Parigi nella capitale dei quartieri, dove ogni 300 metri circa puoi trovare una scuola, dagli asili nido ai licei, e le hanno rese sicure pedonalizzando la via sulla quale affacciano. Questa strategia attrae in questo modo negozi su quella strada, che a loro volta rendono la zona più appetibile per gli uffici. È una reazione a catena e più si aggiungono i servizi, meno ci sarà bisogno di ricorrere all'automobile per spostarsi. Quindi meno spostamenti, meno emissioni, meno soldi spesi, maggiore è la qualità della vita. Quella di Parigi non è però l'unico modo possibile per raggiungere questo obiettivo. Ad esempio, Barcellona ha adottato un piano urbanistico fatto di superblocchi.
In pratica, i superblocchi sono zone di circa 400 metri di lato all'interno delle quali possono entrare solo i veicoli dei residenti. In aggiunta a ciò, all'interno vige anche un limite di velocità di appena 10 km all'ora, oltre ad esserci diverse strade pedonali. Con questo sistema, la sindaca catalana Ada Colau punta a fare di Barcellona una città con meno auto grazie anche all'aumento delle piste ciclabili, delle aree pedonali e al potenziamento del trasporto pubblico per dare ovviamente la possibilità di muoversi da un blocco a un altro senza auto privata. Se si riuscisse a creare tutti e 503 i superblocchi previsti dal piano, si stima che si potrebbero ridurre le emissioni di ossidi di azoto nell'aria di circa il 24%. Quelli di Parigi e Barcellona sono forse gli esempi più famosi di applicazioni del modello della città dei 15 minuti, ma tante altre città in giro per il mondo ne hanno fatto quantomeno il loro manifesto. Tra queste ci sono megalopoli come Londra, Los Angeles, New York, Tokyo e Seoul, ma anche le nostre Roma e Milano. Tutte insieme formano il Cities Climate Leadership Group, una rete nata nel 2005 formata oggi da 97 città del mondo che si riunisce una volta all'anno nel C40 Summit per discutere sulla lotta al cambiamento climatico. Ciò che unisce le amministrazioni di queste grandi città è la consapevolezza, con la presa di responsabilità, che le metropoli possono trasformarsi da causa del cambiamento climatico a strumento insieme ad altri per combatterlo. Una trasformazione non facile, certo, ma che può essere realizzata se si rispettano alcuni obiettivi e scadenze comuni, tra cui appunto un modello urbanistico come quello proposto da Carlos Moreno. Ma quali sono i contro di questa teoria? Una delle critiche mosse alla città dei 15 minuti è quella di creare quartieri troppo isolati tra loro. C'è il rischio, secondo alcuni, che all'interno di questi blocchi si creino comunità troppo omogenee, basate sulla provenienza etnica o sulla religione, ad esempio, dei veri e propri ghetti più che quartieri in pratica. Ma questa critica non tiene conto della relatività di questi 15 minuti. Come ti dicevo all'inizio, 15 minuti non sono da intendere solo in funzione della distanza che si può coprire a piedi o in bicicletta, quindi come a un'area geografica ben definita, ma anche a quella che si può coprire con i mezzi pubblici. Pensa a quanto puoi arrivare lontano oggi con una metropolitana in solo 15 minuti. Puoi coprire distanze di chilometri e chilometri. E questo rende la città dei 15 minuti un sistema di connessioni, di fili che si intrecciano e non una mappa ferma. L'altra critica che si potrebbe muovere a questo modello è storica. Le città, grazie alla loro capacità di aggregare le persone, sono state quel luogo dove si è fatta la storia, dove si sono fatte grandi scoperte scientifiche e dove ci si è battuti in prima linea per i diritti umani e sociali. Il cambiamento quindi è quasi sempre nato nelle città per poi spostarsi nel resto del mondo. Ma il mondo in cui viviamo oggi è un mondo in cui siamo tutti strettamente connessi. Pensa al potere di internet, ad esempio. Allora forse è giusto ripensare le città in questa chiave, smettendo quindi di pensarle come punti fissi e cominciando a pensarle come punti mobili. Siamo tutti parte di un'unica rete con un unico grande obiettivo: rendere sostenibile la nostra presenza sulla Terra.